Salve a tutti, nuova puntata di Non Solo Whisky. Oggi, grazie a Manuel Triani, insomma, tutto il nome genitore. complicato. Sì, andiamo ad assaggiare un Aberfeldy 16 anni. E a noi Aberfeldy ci piace, tra l'altro, arriva un profumo. Un gran bel profumo. Sì, un gran bel profumo. A tra poco. Eccoci, squadra Non Solo Whisky al completo, Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Maggiore Vergano. E con noi in spirito, più che spirito corpo, molto profumato, abbiamo Manuel Triani, che gentilmente ci ha mandato questo Aberfeldy 16. Insieme ad altri. Altre due cose interessanti. Devo dire che a me Aberfeldy è una di quelle distillerie che piace. Il loro 12 anni lo trovo un whisky per iniziare molto saporito, molto gustoso. Sì, sì, sì. Il 21 ha il suo perché. Poi insomma anche la dose la dose trovo importante. Andiamo a vedere che ci dice questo 16 anni, che già da qua esprime una sua florealità, no? Un suo sì. bel profumo. Frutta matura, sì. Fiori, però una bella frutta matura carica. Sì, sembra quasi un ananas surmaturato, sì. Proprio. Esca, albicocca, disidratata, anche quasi sì, confettura sì. d'albicocca. Sì, perché sembra profumo quasi denso. Sì, condivido. Però è poi anche floreale, elegante, bello. 40 gradi tenuti bene. La cosa che mi piace è anche la sensazione di cereale, no? Sì. La sensazione maltata. C'è una sensazione di frumento, di cereale, di orzo. E la cosa che sento io è che mi porta molto a berlo subito. Sì, concordo. Scusate. Sto quasi per sbavare, nel senso che ci sono questi whisky che certi li annuseresti mezz'ora e certi ti dicono bevi. Beh, perché è quasi anche riconducibile a un dolce, magari alla pesca, un dolce essere, all'abricocca, sì, sì, una crostata. Sì, sì. Ah, queste dolcezze. Forse questo denso che dicevo sì. io è quasi miele di... Miele, sì, perché no? Non castagno, ma un miele un po'... Beh, edera, acacia, che sono quelli un pochino sì. più forti come... Ragazzi, molto molto bello, io assaggio perché... Camomilla. Sì, anche. È il primo della sessione di registrazione, in bocca anche molto gentile, si sente giusto un po' in gola quando ingoiate, però ragazzi... Sì, beh, molto corrispondente. Molto corrispondente, forse meno potente in bocca di quanto sì, sia al naso. E l'unica, la differenza più macroscopica è che sento anche una sensazione salina. E anche una leggera sensazione erbacea, no? Sì, sì, forse sì, forse sì. Riconducibile anche a delle erbe aromatiche. Ah, perché sì. No? Sì. Ti direi quasi all'oro. Perché? Sì, sì. Però vediamo il secondo sorso se va a caricare. Ragazzi, il secondo sorso diventa un whisky potente. Bello. Beh. Il secondo sorso... Bello, bello. Si carica tanto e... quasi mentolato ora. Sì, e il sale si trasforma un po' in questa sensazione mentolata, balsamica, fresca. Sì. E veramente... veramente interessante, sì. Bello. Grazie, l'abbiamo detto Manuel. Grazie, Manuel. Con l'acqua forse sei un po' spento? Beh, diciamo... Esce più confetto, zucchero, queste note sì, è qui. Vero, esce più la nota maltata, si è persa un po' tutta la parte della frutta, no? Della pesca, dell'albicocca, della torta. Sì, sì. Confetto tanto, zucchero filato anche. Mi ricorda sempre anche... molto buono, eh. Sì, mi ricorda anche un pochino il pan degli angeli, no? Di avido quello. Sì. Scusate, ragazzi. Bello, però... bella bevuta. Non ho idea di quanto possa costare, ma interessante, una bevuta veramente interessante. Però è bello anche con l'acqua. Grazie, Manu. E mi incuriosisce anche con l'acqua, in realtà. Sì, 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 assaggiamo con l'acqua. E rimane corrispondente anche qui, quindi rimane erbaceo. Sì. Si accentua molto la parte del cereale, secondo me. Anche. Che però... Che prima c'era, però forse sì. è più spinta. Sì. Cereale e sale, ma è anche con l'acqua, è curioso anche per questo, perché ti dà proprio la sensazionetta
di cosa è fatto un whisky, non so se mi spiego. Sì, sì, sì. Dice, l'anima è quella, il cereale. L'anima c'è. È quella, per cui è... Cereale, c'è. Poi c'è la botta, la distillazione, tutto quello che volete voi, però l'anima... Però insomma, questo... due o tre amici che chiacchierano una sera diventa pericoloso, perché sì, è assolutamente godibile, si beve bene, dal punto di vista olfattivo rimane curioso, per cui c'è anche questo aspetto, se uno può star lì a sì, usarlo per piacere, lo può fare tranquillamente. Sì, sì. Ma ragazzi, decisamente grazie Emanuele. Sì, grazie Emanuele, perché questo è uno dei whisky che ci mancava. Feldi poi con noi sfondi una porta sì, aperta, è vero, perché, però sì, non sì, l'avevo sì, mai bevuto il 16 sì, sì. Tanta roba, sì, tanta roba sì. Ragazzi, che dire, bevete poco, bevete bene, bevete insieme, alla prossima, ciao. Gunslinger, Deathbringer.